Le vacanze natalizie sono terminate ed è ora di tornare alla normalità quotidiana. Normalità non per tutti, però, visti i recenti avvenimenti che hanno coinvolto la scuola primaria Don Milani, danneggiata da un incendio scoppiato nel dicembre scorso a causa di un malfunzionamento del quadro elettrico. Il reggente Filippo Monaco aveva rassicurato genitori e alunni garantendo la ripresa della normale attività didattica al rientro delle festività natalizie. Così non è stato e gli alunni della Don Milani sono ancora ospiti della scuola media Mario Napoli all'insegna dei doppi turni. Il malcontento serpeggia tra i genitori che contattano la nostra redazione per manifestare tutto il loro disappunto. Per dei ragazzini delle scuole medie sono orari inaccettabili, lamenta una madre della Mario Napoli, riferendosi alla giornata scolastica del figlio che comincerebbe alle 13.30 per terminare alle 18.30. Disagi aggiuntivi per gli iscritti alla sezione musicale che seguono ulteriori lezioni due volte a settimana, il lunedì dalle 9.30 alle 11.30 per poi rientrare alle 13.30 e il giovedì non stop dalle 11.30 fino al termine delle lezioni. I genitori rivendicano a questo punto per i propri figli migliori condizioni scolastiche, nonché il diritto allo svago e la possibilità per bambini e ragazzi di impegnarsi nello sport o in altre attività ricreative al termine delle lezioni. Se a questo si aggiunge la difficoltà dei genitori che lavorano di seguire i nuovi orari scolastici, la situazione si aggrava. In attesa che il problema della Don Milani si avvii a una risoluzione certa, madri e padri tengono a precisare che il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.